Bene, per favore Gaspar, aiutami. Esercizio numero 16. Completare con le preposizioni. Lei è. Gaspar, aiutami per favore. Lei è. Gaspar? Gaspar, ci sei? Sì, es lei è di Surigio. Di Zurigo, lui è di Di Boston. Boston. I due ragazzi sono. I due ragazzi sono. In treno. Parlano. Parlano. Gaspar, tutto l'esercizio per favore. Parlano. Gaspar. Parlano con una signora. Número 3. ¿Por qué 7? In Italia, io sono in Italia, io sono in Italia, io sono in Italia. Gaspar. Per studiare la lingua italiana. Anche tu sei qui. Anche tu sei qui. Per questo, vero Marian? Sì, l'italiano è necessario. Sì, l'italiano è necessario per il mio lavoro. Io sono segretaria in un'agenzia turistica. Elisa, aiutami qua, per favore, numero 6. 7, 7. In Ajá, 7. Italia per la prima volta. Bene. Numero 7. Io invece sono spesso qui in vacanza o per lavoro. O per lavoro. Yeah. Ora il treno è. Firenze. Molto bene. Marita numero 17. 17. Marianne è. Marita. Marianne. Professore, se no, non lo he hecho. Non l'hai potuto fare? Va bene. No. Allora. Angelo, tu credo che sì l'hai fatto, no? Marianna è. Ah, Marianna. Marianna, È Marianna una è una ragazza svizzera. ragazza svizzera, Paolo è un ragazzo americano. I due ragazzi sono in treno. I due ragazzi sono in treno parlando con una signora. Parlano. Signora, Là, bene. io sono segretaria in una agenzia turistica. Molto bene, in un'agenzia turistica. Bravo, molto bene. Bene. Seguente. Seguente. Completare con gli articoli. Signora è italiana. Signora, La. la signora, molto bene. La signora è italiana. Io sono in Italia per studiare La. la lingua italiana. L'italiano è necessario per il mio lavoro. Siete in Italia
La. Per la prima volta. Ora è a Firenze. Ora Il il treno è a Firenze. Bene. Adesso completiamo con le parole. Signora, è libero il posto? Signora, è libero il posto? Signora, è libero il posto? Che parola viene qua? Vediamo qui. No? Scusi, signora, è libero il posto? Sì, sono tutti e due liberi. Prego. Qua? Bene, Bene, grazie. grazie. Voi non siete italiano, siete stranieri, è vero? È vero. Arrivederla, signora. Io mi chiamo Marianne Pulz e lui è Paul Lee. Lei come si chiama, signora? Piacere, io mi chiamo Sandra Rivelli. Arrivederci e auguri. Molto bene, arrivederci e auguri. Molto bene. Già, qui, combinare le parti di frase. Combinare le parti di frase. Marianne Paul. Sono due ragazzi stranieri. Molto bene, sono due ragazzi stranieri. Marianne È una ragazza svizzera. è una ragazza svizzera. Paul, È un ragazzo americano parlano con una signora italiana. una signora italiana. Molto bene. Scusi, il posto è libero? Sì, sono tutti e due liberi. Siete stranieri, è vero? Sì, siamo Lei stranieri. è americana? No. No, non sono americana. Per Perché siete in Italia? Per studiare la studiare la lingua lingua italiana. italiana. Molto bene. Adesso dobbiamo fare la domanda. Dice, Marianne e Paul sono stranieri. Qual è la domanda? Chi sono Marianne e Paul? Seguente. Marianne è una ragazza svizzera. Qual è la domanda? Lei è americana o Non no? Seria? ci credo. Simile, simile. Quale può Chi essere? è Mariana? Chi Chi sono è? americano? Chi? Chi è? Molto bene. Chi è Maria? Molto bene. Paul è un ragazzo americano. Chi è Paul? Molto bene. Chi è Paul? Seguente. I due ragazzi sono in treno. Dove sta? Sarebbe presente. Ajá, ¿y cómo se dice dónde está en italiano? Dove sono? Molto bene, Elisa. Dove sono? Sì, sono tutti e due liberi. Sta libero il posto. Sì, molto bene. È libero il posto. È libero il posto? Molto bene. Molto bene, ragazzi. Eccellente. Allora, qui viene un poco di spiegazione. Osservate. Come spiega questo libro?
un poco la gramática. Dice: il l'articolo determinativo. ¿Y cuándo se usa? Cuando un sustantivo masculino inicia con consonante. ¿No? Cuando inicia con consonante se usa il. Plurale di il. I. Molto bene. Plurale di il. I. Plurale di posto. Posti. Plurale di libero. Liberi. Libri. Cioè, quando finisce in O, quando finisce in O, il plurale si trasforma in I. Allora, andiamo a trasformare tutta la frase. Il posto è libero. Plurale? I posti sono liberi. Molto bene. Il ragazzo è americano. I ragazzi sono americani. Molto bene. Poi il testo ci spiega quando il sostantivo finisce in A, il plurale si trasforma in E. Per esempio, la ragazza è svizzera. Qual è il plurale? Le Le ragazze ragazze sono sono svizzere. svizzere. Molto bene, le ragazze sono svizzere. La signora è italiana. Plurale? Le signore sono italiane. Molto bene, eccellente. E poi spiega un poco il verbo essere, no? Io sono, tu sei, lui è, noi siamo, voi siete, loro sono. Ma osservate altre cose qui. Vedete? Dice, io sono di Zurigo, però lo pone tra parentesi, che significa che è opzionale. Posso usare o non posso usare. Va bene? Sono di Zurigo. Tu sei di Zurigo. Paolo è di Zurigo. Il ragazzo è di Zurigo. Vedete? Il ragazzo è di Zurigo. La signorina è di Zurigo. Marianne è di Zurigo. Noi siamo di Zurigo. Voi siete di Zurigo. I ragazzi, vedete, il plurale del ragazzo? I ragazzi. I ragazzi sono di Zurigo. Le signorine, che era plurale della signorina. La signorina sono di Zurigo. Loro sono di Zurigo, loro sono di Zurigo. Va bene, ragazzi, qui abbiamo tanti esempi. Per favore, create una sola frase con uno di questi esempi, no? Può essere: io sono di Zurigo, di Boston, io sono a scuola, io sono a casa, io sono al bar, io sono alla posta, io sono in discoteca, io sono in America, io sono a Perugia. Va bene? Create una frase, per favore. Allora, cominciamo. Marita, crea una frase, per favore. Io sono a Perugia. Io sono a Perugia, molto bene. Adesso Angelo, crea una frase, per favore. Noi siamo in classe. Bravo, molto bene. Noi siamo in classe, bravo. Adesso, per favore, Edoardo, creaci una frase. Io sono a Firenze. Io sono. Firenze. Ah, a Firenze, molto bene. Io sto in Florencia. Io sono a Firenze, bene. Elisa? I ragazzi sono in discoteca. I ragazzi sono in discoteca, molto bene. Gaspar, crea una frase. Gaspar, una frase per favore. I ragazzi in banca. Molto bene, il ragazzo è
in banca. Molto bene. Molto bene. Adesso una negazione. Una negazione. Io non sono, per esempio, no? Io non sono di Zurigo. Marita. Ok, io non in discoteca. No, Io... io non sono in discoteca. Molto bene. Angelo? Noi non siete stranieri? Non siamo. Noi non Non siamo. siamo. Non siamo stranieri. Molto bene. Edoardo? Edoardo, crea una frase. Edoardo? Elisa, crea una frase per favore, però con negazione. Il ragazzo non è in Italia. Molto bene. Gaspar, una frase. Marianne non è a casa. Molto bene, bravo. Adesso osservate, certi luoghi usano certe preposizioni. Ripeto, certi luoghi usano certe preposizioni. Per esempio, scuola usa a scuola, casa usa a casa, bar usa al bar, al centro, alla mensa, alla posta. Va bene? In banca, in segreteria, in discoteca, in treno. Adesso vorrei che osservaste questo. In Italia. Perché dice in Italia? Italia che cosa è? Paese. Molto bene. In America, che cos'è America? Continente. Molto bene. A Perugia, a Firenze. Nacionalidades. No. Cidades. Città, molto bene. Città. Sono città. D'accordo? Sono città. Sono ciudades. Me lo si scrive. Sono città, va bene? Per questo motivo non, o meglio, si usa a. Per esempio, io in questo momento sono a Lima. A Lima. Perché dico a? Perché Lima è una città. È chiaro? Allora, quando si tratta di città, si usa a. Per esempio, Marita, dove sei in questo momento? Io sono a Chiclayo. Molto bene. Angelo, dove sei in questo momento? Io sono a Lima. Molto bene. Edoardo, dove sei? Io sono a Dove? Roma. A Roma, molto bene. Adesso, Elisa, dove sei? Elisa e Gaspar, dove sono? Dove siete voi? Dove siete? Io sono Scusami. ¿Cómo era otra ciudad? Los... A. Ah, yo sono Arequipa. Molto bene. Allora dico A, d'accordo? A. A, per esempio, dice Elisa e Gaspar sono a Arequipa.
bene? A Arequipa. Perché Arequipa è una città. Molto bene, ragazzi. Bene, Profesor, quiero hacerle dos preguntas. bene. Dimmi, dimmi, dimmi. La primera es del anterior ejercicio, del anterior, cuando usamos la y en el plural le, es únicamente cuando comienza con vocal, ¿correcto? No. Porque eso es lo que quiero que me... en el anterior. Ya, adesso lo vediamo, adesso lo vediamo. Allora, tu dici qua, no? Sì, corretto. Ya. Allora, Por B. ejemplo, I es por consonante, ¿correcto? Y el otro es la le por cuando comienza con vocal. No. ¿No? No, O en sea. questo caso, questo libro solamente sta facendo un esempio, no? Quando inizia con consonante. Maschile o femminile, solamente sta facendo l'esempio che inizia con consonante, solamente. Pero ahí cuando dice nome aggettivi in a Ah, ya. y no a eso me refiero. Ah, ya. In E significa che finisce in A. Ah, termino. Che finisce in A. Ah, ya. Finisce in O, finisce in Ah, termina en oye, ya. O, finisce in A. Y el otro, la otra pregunta es respecto a la negación del verbo etcétera. Sí. No, por ejemplo, si yo digo io non sono, o sea, tú non sei, Exacto. lui non è, o sea, siempre va a ser así, antes de el verbo, Sí, el muy bien. non. Exacto, Ok, muy bien. Bravo, muy gracias. bien, buena observación. Gracias, Bravo. gracias, profesor. Prima del verbo, molto bene. Non sono, non sei, non è, non siamo, non siete, non sono. Ah, però Grazie. non mi avete detto che significa, non mi avete domandato il significato di certe parole. Allora, o già sapete il significato? Per esempio, a scuola, che significa a scuola? Escuela, En colegio. escuela. A casa. La casa. La casa. Al bar. El bar, el El bar. centro. En el bar, ¿ya? Al centro. En el centro. Muy bien. A la mesa. En la mesa. No. En el comedor. ¿Ya? Mesa significa comedor. La A ver. posta. A la posta. Significa en, Hospital. no, en este caso es en el correo. En el correo. ¿Se acuerdan ustedes que había, o todavía existe el correo, ¿no? Pero Sí, ya claro. no se usa como antes. Antes usábamos para mandar cartas, usábamos el correo, la correspondencia. Va bien. In banca. ¿Qué significa? En el banco, ¿Dónde viene? In segretería. en la secretaría. Discoteca, interior, ya. Claro. Va bene. Andiamo avanti. Qui sta vedendo, si sta vedendo l'uso del chi. Chi si può usare tanto al singolare come al plurale. D'accordo? Chi si utilizza con singolare e con plurale. Per esempio, chi è Paul? Paul è un ragazzo americano. Va bene? Rispondete. Chi è lui? Lui è un ragazzo americano. Chi è Marianne? Marianne è una ragazza svizzera. Chi è lei? Lei è una ragazza svizzera. Molto bene. Svizzera. Adesso con maiuscola. Chi è lei? Io. Io sono una ragazza americana. Molto bene. Chi sono? Attenzione, a partire da qui, il plurale. Chi sono Paul e Robert? Risposta?
Paul e Robert sono ragazzi americani. Sono dei ragazzi americani. Che significa dei? En este caso, el they, porque usted siempre nos ha dicho que cuando estaba entre paréntesis era opcional, Ah, pero en sí. este caso sí se pronuncia. No, sí, es opcional, anche, es opcional. Solamente que voglio fare enfasi nel senso che questo significa qualcosa. Tiene un significado. ¿Cuál es su significado? Unos, ¿será? Molto, molto Sì. bene. Brava, molto bene. Seguente. Chi sono Marianne e Pauline? Marianne e Pauline sono delle ragazze stranieri. Molto bene. Delle ragazze. E delle seria unas. Unas. Brava. Bene, molto bene. Scusa, dei delle una in plurale, no? Sì, molto bene. Ah, perfetto. Sì. Però solamente attenzione una cosa, quando inizia in consonante. Ah. Quando inizia in consonante. Ok. Bene. Dove è? Dove sono? Dove e dove sono? Che significa? Dove è il ragazzo? Il ragazzo è in... Dónde están? Molto bene. Adesso io faccio la domanda, voi mi rispondete. Dove è la ragazza? La ragazza è E in in treno. treno. Dove è Paul? Paul è È in treno. in treno. O in Italia, va bene. In Italia, sì. Dove è Marianne? Marianne è Marianne. in Italia. Dove sono i ragazzi? Dove sono i ragazzi? I I ragazzi ragazzi sono sono in treno. in treno. Dove sono le ragazze? Le Le ragazze ragazze sono sono in Italia. in Italia. Dove sono Paul e Marine? E Marianne. Paul e Paul e Maria Marianne sono sono in treno. in treno. Molto bene. Ah, yeah. Occhio alla lingua. Attenzione, dice occhio, occhio, ojo, occhio, occhio alla lingua. Ojo, profesor, Sì. profesor. Sì. Okay. Occhio alla lingua. Occhio alla lingua. Io sono italiano. Anche tu sei italiano? Sì, anch'io sono italiano. Io sono in Italia per studiare la lingua italiana. E tu? Anch'io sono in Italia per studiare la lingua italiana. Perché Sei in Italia? Sono qui per lavoro. sei in Italia per lavoro? Sì, sono qui per questo. Perché siete a Firenze? Siamo qui in vacanza. Siete qui in vacanza? Sì, siamo qui per questo. È straniera la ragazza? Sì, sono tutte e due straniere. Sono stranieri? Eh sì, sono tutti e due stranieri. Molto bene. Bene, adesso andiamo a praticare. Io faccio una parte, voi rispondete. Io faccio una parte, voi rispondete. Però prima di continuare, qualche parola nuova? Anche Anch'io?
o anche. Anch'io, anche io, anch'io. Ah, ya. Anche significa también. Anche. Anch'io significa también yo también. Un'altra parola. Para mí no. No, tutto chiaro? Ah, questa, attenzione. Tutte e due. Tutti e due. È un'espressione. Tutte e due. Tutti e due. Significa ambas, ambos. È straniera la ragazza? Sì, sono tutti e due straniere. Che significa? Ambos son extranjeros. Ambas son extranjeras. Ambas. ¿Sono stranieri? Sì, sono tutti e due stranieri. Che significa? Tutti e due. Son ambas extranjeros. Son ambos extranjeros. Molto bene. Extranjeros. Andiamo a praticare. Andiamo a praticare. Io faccio una parte, voi fate la seguente. Io faccio una parte, voi fate la seguente. E così via. Io sono italiano. Anche tu sei italiano? Sì, anch'io sono italiano. Molto bene. Anch'io. Anch'io. Io sono in Italia per studiare la lingua italiana. E tu? Anch'io sono in Italia per studiare la lingua italiana. Perché sei in Italia? Sono qui, per lavoro. Sei in Italia per lavoro? Sì, sono qui per questo. Perché siete a Firenze? Siamo qui in vacanza. Siete qui in vacanza? Sì, siamo qui per questo. È straniera la ragazza? Sì. Sono tutte e due stranieri. Sono stranieri? Eh sì, sono tutti e due stranieri. Eh sì, no, eh sì. Ascoltate in italiano come suona. Eh sì. Eh sì. Alla lingua. Io sono italiano. Anche tu sei italiano? Sì, anch'io sono italiano. Io sono in Italia per studiare la lingua italiana. E tu? Anch'io sono in Italia per studiare la lingua italiana. Perché sei in Italia? Sono qui per lavoro. Sei in Italia per lavoro? Sì, sono qui per questo. Perché siete a Firenze? Siamo qui in vacanza. Siete qui in vacanza? Sì, siamo qui per questo. È straniera la ragazza? Sì, sono tutte e due straniere. Sono stranieri? Eh sì, sono tutti e due stranieri. Eh sì, va bene? Eh sì. D'accordo? Va bene. Andiamo a praticare. Andiamo a fare un esercizio velocissimo, velocissimo, con il compagno. Per favore, entrate per favore nei gruppi e praticate questa parte, mi raccomando. Ya? Però attenzione, in questo momento dove dice momento creativo, ci sono tre parti. La prima parte è un riassunto del dialogo. Questo è il riassunto. Ascolteremo il riassunto. Poi lo leggeremo nuovamente. Poi, in base a questo riassunto, andiamo a rispondere a delle domande. Dopo aver risposto a delle domande, faremo un momento di dialogo.
tu parlerai con una persona e tu gli dirai: scusi, lei è italiano? Scusi, come si chiama lei? Scusi, di dove è lei? Scusi, perché è qui? Una volta che noi sappiamo dell'altra persona, dovete riferire al gruppo di quello che avete parlato, no? Per esempio, supponiamo che io abbia parlato con Maria. Maria è italiana? No, Maria è boliviana, per esempio, no? Come si chiama? Si chiama Maria. Di dove è lei? Per esempio, è della Paz. Perché è qui? È qui per lavorare, per lavoro. D'accordo? Allora, una volta che io abbia parlato con una persona, devo riferire poi alla classe di quello che ho parlato con la persona, mi raccomando. Ya? Lo ripeto, momento creativo a tre parti. La prima parte, ascolteremo il testo. Seconda parte, risponderemo a delle domande. E la terza, la più importante, dialogheremo con una persona e poi riferiremo alla classe. Bene. Adesso, per il momento, ascoltiamo il riassunto. Paul è un ragazzo straniero, è americano di Boston. È la prima volta che è in Italia ed è qui per studiare l'italiano. Anche Marianne è straniera, ma non è americana, è svizzera di Zurigo. È segretaria in un'agenzia di turismo. Anche lei è qui per imparare la lingua italiana, necessaria per il suo lavoro. I due ragazzi sono in treno, in viaggio per Firenze, e parlano con una signora italiana. In treno. Paul è un ragazzo straniero, è americano di Boston. È la prima volta che è in Italia ed è qui per studiare l'italiano. Anche Marianne è straniera, ma non è americana, è svizzera di Zurigo. È segretaria in un'agenzia di turismo. Anche lei è qui per imparare la lingua italiana, necessaria per il suo lavoro. I due ragazzi sono in treno, in viaggio per Firenze, e parlano con una signora italiana. Va bene. Chi è Paul? Paul è? Paul è? Un ragazzo straniero? Sì, un ragazzo americano. Un ragazzo americano. Di dove è? È di Boston. È di Boston, bene. È la prima o la seconda volta che è in Italia? È la prima volta. È la prima volta. Perché è in Italia? È qui per lavoro. No, no, per studiare. Per studiare. Per studiare la lingua italiana. Marianne è americana? No, Marianne? No, Marianne? Marianne? L'agenzia. Molto bene. È svizzera. Bene. Seguente. Dove è segretaria? È segretaria? Dove è segretaria? È segretaria? In una agenzia di turismo. Molto bene. In un'agenzia turistica. Per Paul è in Italia per imparare l'italiano. E Marianne?
Paul è in Italia per imparare l'italiano. E Maria? Che succede con Maria? Marianne è in Italia per Marianne è in Italia in vacanza o per ti ricordate? Lavoro, no? O per lavoro. Studiare anche, sì, molto bene, anche per studiare. Molto bene. Dove sono i due ragazzi? I due ragazzi sono? In treno. In treno, molto bene. Con chi parlano? Con una signora. Con una signora. È straniera la signora? No. No, la signora è italiana. È italiana. Per dove sono in viaggio? Sono in viaggio per studiare? No, no, a che città vanno? Sono in Firenze. viaggio per Firenze. Firenze. Molto bene, no? Sono in viaggio per Firenze. Molto bene. Per, no? Per, molto bene. Molto bene, adesso ragazzi dobbiamo lavorare con un'altra persona. Poi ricordate, mi dovete riferire, non dimenticare. Parlate con la persona e poi mi dovete riferire. Allora, non lo intendi. Riferire che è? Ah, tiene che dar lo che hanno hablado, tiene che hablar de la otra persona. Por ejemplo, yo hablé con María y tengo que contarles a la clase todo lo que hablé con María, de María. ¿Ya? Por ejemplo, te encuentras con María, ¿no? Disculpe, ¿usted es italiana? Y María responderá, no, yo soy peruano. Listo. Entonces, ese dato lo paso a la clase. María dice que no es italiana, es peruana, pero en italiano. Va bene, allora andiamo a fare i gruppi. Andiamo a fare, no, gruppi no, coppie. Andiamo a fare coppie. Ya, entrate per favore. Angelo, adesso Angelo parla di Solange. Lei è italiana? Lei non è italiana, lei è peruviana. Come si chiama lei? Lei si chiama Solange Castro. Di dove è lei? Lei è peruviana, di Perù, ma abita a Guaral, a città di Guaral. Oh, molto bene, perché è qui? Lei è qui per imparare la lingua italiana. Molto bene. Adesso Solange parla di Angelo. Lui è italiano? Non sei peruviano. È peruviano. È peruviano. Come si chiama lui? Angelo. Di dove è lui? E dove Lima? Perù. È di Lima. Perché è qui? Studiare la lingua italiana. Molto bene, per studiare la lingua italiana. Bravi, molto bene. E poi dice elementi di civiltà. Osservate, qui vediamo la mappa dell'Italia. Non si vede molto bene in questa fotocopia. Ma vediamo questo che dice qui, l'Italia. L'Italia è una penisola. L'Italia è limitata a nord da Francia, Svizzera, Austria,
Yugoslavia, pero adesso Yugoslavia non esiste più. A ovest, a sud, a est dal Mediterraneo, la Sicilia e la Sardegna sono isole italiane. Molto bene. Traduzione. L'Italia è una penisola. Come si traduce? Italia è una penisola. L'Italia è limitata a nord da Francia, Svizzera, Austria, Jugoslavia. Limita por el norte. Al norte de Francia, Siberia, Austria, Jugoslavia. Por Francia, Suiza, Austria y Jugoslavia. Claro que Jugoslavia no existe, ¿no? Adesso è Slovenia. Adesso è Slovenia. A ovest, a sud, a est dal Mediterraneo. ¿Qué significa? Italia está o limita por el norte. Por el sur, este y oeste. ¿Por qué cosa? Dal mar. Mediterráneo. Mediterráneo. Molto bene. Dal Mediterráneo. Dal es mar. No. Dal significa por él. Ah, okay. Como dice acá, está limitada por el Mediterráneo. La Sicilia e la Sardegna sono isole italiane. Che significa? Sicilia e la Sardegna? Sono islas italianas. Molto bene, no? Sono islas italiane. Ya. Completiamo. Completiamo. L'Italia è? Una penisola. Molto bene. Una penisola. È limitata a nord da Francia, Suiza, Svizzera, Austria e Slovenia. Non è più Jugoslavia, no? Adesso è la Slovenia. È limitata a ovest, a sud e a est dal dal mar Mediterraneo. Mediterraneo. La Sicilia e la Sardegna sono? La Sicilia e la Sardegna sono? Sono isole italiane. Sono isole italiane. Sono isole italiane. Molto bene. E credo che qui, con questo, abbiamo finito la fotocopia con la quale stavamo lavorando. Molto bene. Qui abbiamo, non si vede bene, no? Però ci sono tre monumenti italiani interessanti, no? La prima dice Roma, il Castel Sant'Angelo e la cupola di San Pietro. Poi abbiamo il Ponte di Rialto a Venezia e poi abbiamo Firenze, questa è la cupola di Santa Maria del Fiore, la cupola del campanile di Giotto, campanile di Giotto. Qui si vede piccolo, però se tu vai a Firenze, è molto, molto, molto grande, no? Anche la cupola di San Pietro, mamma mia, è molto grande. I monumenti italiani sono immensi, direi io, no? Molto bene. Adesso ritorniamo al nostro libro, per favore. Ditemi, per favore, in che pagina siamo? A che pagina siamo arrivati del libro? Vi ricordate che pagina era? Sì, un momento. Nos quedamos en nuevo, no, nueve. Nove. Nove, nove. Ah, ya. Della pronuncia, no? Va bene. Sì. Va bene, adesso andiamo alla pagina 10 del libro. Pagina 10 del libro. Ecco. Che dice la pagina 10? Dice. Il ragazzo.
Il ragazzo, credo che questo anche l'abbiamo fatto, No, 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 esa no. no? No, Va perché bene. no tiene ninguna anotación, no lo sé. Va bene, allora andiamo a pagina 10 del libro. Il ragazzo o la ragazza? Ascoltate le frasi e poi in coppia abbinate le immagini dalla A alla H alle frasi 1 alla 6. Attenzione, ci sono due immagini in più. Allora, noi ascolteremo un audio e voi dovete scrivere, no? Per esempio, audio 1, che foto è? La foto A, la foto B, la foto C, la foto D, la foto E? Che foto è? Audio 2, che foto è? Audio 3, che foto è? D'accordo? Ascoltiamo. Professore, non ascoltare, ascoltare nada. Unità introduttiva, traccia 7. 1. Questa è la macchina di Paolo. 2. Ah, ecco le chiavi. 3. Gli studenti di italiano sono molti. 4. No, questo non è il libro di Anna. 5. Il calcio è lo sport più bello. 6. Scusi, è questo l'autobus per il centro? Va bene, vediamo. Vediamo. Questa è la macchina di Paolo. Qual è? A, B, C, D, E, F, G o H? Questa è la macchina di Paolo. A. No. Sì, G. perché? Perché A sono molte macchine, invece nella G è solamente una macchina. Va bene? La macchina. Seguente, numero 2. Ah, ecco le chiavi. Se. C, molto bene. Sì. Numero 3. Gli studenti di italiano sono molti. V. Molto bene. No, questo non è il libro di Anna. Molto bene. D. Il calcio è lo sport più bello. A. Come? A. A. No. Il No? calcio. Il calcio è il football. Caucho. Ah, sì. Il calcio è lo sport più bello. Vale? F e entonces 5. Molto bene. F. Scusi, è questo l'autobus per il centro? H. Molto bene. Bene, molto bene. Prendete appunti, eh?
B3, C2, D4, F5, G1, H6. Bene, seguente parte, numero 2. Dice, ascoltate di nuovo e cerchiate l'articolo che sentite. Poi completate la tabella. Cerchiate significa questo, per esempio. Vedete, vado a cerchiare di. Adesso vado a cerchiare e. Adesso vado a cerchiare poi. Adesso vado a cerchiare tabella. Che significa cerchiare? Encerrar. Molto bene. Allora, ascoltate e cerchiate la parola che sentite. Per esempio, questa è la macchina di Paolo. Che cerchiamo? La. Molto bene, no? La. Continuate, ragazzi. Unità introduttiva. Traccia 7. 1. Questa è la macchina di Paolo. 2. Ah, ecco le chiavi. 3. Gli studenti di italiano sono molti. 4. No, questo non è il libro di Anna. 5. Il calcio è lo sport più bello. 6. Scusi, è questo l'autobus per il centro? Molto bene. Numero 2. Ah, ecco i chiavi o le chiavi? Le chiavi. Molto bene. Gli studenti di italiano sono molti o i studenti di italiano sono molti? I studenti. No, gli studenti. No, questo non è il libro di Anna. Il, molto bene. Il libro. Il calcio è lo sport più bello. Lo. Scusi, è questo l'autobus per il centro? La. L'autobus. L'apostrofo. Molto bene. Bene. Con questo facciamo l'introduzione all'articolo determinativo. L'articolo determinativo lo vedremo con calma poi la prossima lezione, però quando una parola inizia con consonante femminile si usa la. Il plurale di la, le. No, la, le, come abbiamo visto nella fotocopia. E poi, quando una parola maschile inizia con una S con consonante, al plurale si usa gli, al plurale. E al singolare si usa lo, per esempio sport, S con consonante, sport, si usa lo. E infine si usa apostrofo quando è singolare e inizia con vocale. Quando è singolare e inizia con vocale, usiamo l'apostrofo. Bene, lasciamo qui perché la prossima lezione lo vedremo con più calma, va bene? Molto bene ragazzi, qui finiamo, ci vediamo il mercoledì. Arrivederci. Ci vediamo. Arrivederci professore, grazie. Grazie. Grazie a voi anche. Grazie.